1940, Roma, capitale dell'impero fascista. Da molti mesi la Germania, nostra alleata, ha scatenato la guerra in Europa. Nella città eterna si vive come sospesi. Quanto durerà la neutralità? Sta arrivando il giorno che segnerà lo spartiacque fra il prima e il dopo. Un giorno che aveva cominciato a sorgere 2 anni prima. Navi da guerra nel Golfo di Napoli nel 1938. Rare immagini a colori della visita di Adolf Hitler. La Germania invaderà la Polonia nel settembre del 39. Sarà l'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Sei mesi dopo, Mussolini viene intercettato al telefono con l'amante Claretta Petacci. È venuto Ribbentrop. La Germania vincerà la guerra nel più breve tempo possibile. Sia per la sua grande potenza che per l'addestramento degli uomini, sia per l'impiego a breve scadenza di armi sbalorditive che sono in fase di preparazione. Se ben comprendo, dovremo entrare in guerra. Esatto. Dio mio. Era fatale. La visita di Hitler raggiunge il culmine con una parata militare ai Fori Imperiali di Roma. Sul palco, diplomatici, militari tedeschi ed esponenti nazisti, accanto ai colleghi italiani e dalla nobiltà sabauda. Il re Vittorio Emanuele III non ha simpatia per Hitler, ma non si opporrà all'alleanza e neanche alla ferma volontà del duce di entrare in guerra a fianco della Germania. Agosto 39, lago di Fuschel, in Austria. Il ministro degli esteri tedesco von Ribbentrop incontra il collega italiano Galeazzo Ciano. Ciano ha la conferma di quanto teme. Sul suo diario annota: la volontà del combattimento è implacabile. Mi rendo conto di quanto poco noi si valga nel giudizio dei tedeschi. Forse è questo il momento in cui Ribbentrop lo informa che la guerra comincerà entro pochi giorni. Ciano non si fa illusioni sulla strada che seguirà l'Italia. Il giorno della nostra entrata in guerra, per un istante il suo volto appare dietro al duce affacciato al balcone. È il 10 giugno del 40. La dichiarazione di guerra italiana è stata consegnata agli ambasciatori di Francia ed Inghilterra. Popolo italiano! Corri alle armi! E dimostra la tua tenacia! Il tuo coraggio! Il tuo valore! Armando Bettiol, uno dei protagonisti della nostra storia, si ricorda molto bene di com'era il clima a Belluno durante quegli anni. Questa provincia è sempre stata antitedesca, ha subito l'invasione con Caporetto nel 1914, però nello stesso tempo è stata la provincia che, quando Mussolini ha posto il dilemma burro o cannoni, ha gridato cannoni. Piazza Venezia a Roma, in un'immagine a colori dell'epoca. Gli spazi vuoti sono tornati a riempirsi in occasione delle dichiarazioni di guerra. Nella trama che porterà alla caduta del fascismo, uno dei personaggi chiave è il maresciallo Pietro Badoglio, da 15 anni capo di Stato Maggiore dell'Esercito. In una foto privata aspetta di entrare ad Addis Abeba il giorno della conquista dell'impero. L'opinione che ne ha il duce viene rivelata da un'intercettazione telefonica effettuata da Ugo Guspini. Scusami se ti ho trascurata. Scommetto che c'è qualcosa di nuovo. Ieri ho chiamato il maresciallo e gli ho fatto intendere che questo è il momento buono per tentare il colpo, onde stabilire il diritto di prelazione all'atto del banchetto.
Egli mi ha fatto notare, forse in ciò ha ragione, che il nostro schieramento sulle Alpi è unicamente difensivo. Perché non lo mandi via? L'avrei già fatto se avessi avuto con chi sostituirlo. Comunque, io tirerò diritto, perché mi occorrono solo poche centinaia di morti per sedermi al tavolo della pace. Poi sarà una cosa brevissima. Tu sai quel che fai. Decine di foto ritraggono il maresciallo sorridente con Mussolini, da cui ha ricevuto molti onori. Quest'altra foto documenta un momento drammatico. È evidente la tensione sui volti di Ribbentrop, Ciano e Mussolini. Aspettano notizie dopo l'inizio delle operazioni belliche del nostro esercito sul fronte greco-albanese. La campagna militare si rivelerà catastrofica. Mussolini obbligherà Badoglio alle dimissioni, ma il maresciallo uscirà di scena solo apparentemente. Questa ripresa è simbolica. La Grecia è sconfitta grazie all'intervento della Wehrmacht e si aggrava la diffidenza fra comandanti militari tedeschi ed italiani. Con questo documento, Hitler dà il via all'operazione Barbarossa, l'invasione dell'Unione Sovietica. Nessuno ha avvertito gli italiani. Mussolini viene informato qualche ora prima che Ribbentrop lo annuncia alla radio con il discorso che ascoltate, documentato anche da foto a colori. Die deutschfeindliche Politik der Sowjetregierung wurde auf militärischem Gebiet begleitet von einer ständig zunehmenden Konzentrierung der gesamten verfügbaren russischen Streitkräfte. Poche ore dopo l'annuncio radiofonico, Mussolini è al telefono con la sua amante Claretta Petacci. Sembra intravedere la fine lontana, eppure è deciso ad andare avanti. Non hai sentito la radio? Altro che? Non sei contento, amore mio? E come lo potrei essere? Ma c'è qualche altra cosa? No, soltanto quello che hai ascoltato. Ma se la Germania ha dichiarato guerra alla Russia? Appunto perciò, comincia la parabola discendente, perché i tedeschi sono dei cocciuti che ripetono sempre gli stessi errori. Si allontanano enormemente dalle basi di rifornimento, aprono altri fronti, con conseguente divisione delle forze. Vincono molte battaglie e finiscono col perdere la guerra. È giusto. Tu che pensi di fare? Non ho ancora pensato a nulla. Ma certamente per dimostrare la nostra solidarietà e per mettere delle eventuali ipoteche sul futuro, qualche cosa bisognerà pur fare. Che so, mandare un piccolo corpo di spedizione o qualcosa del genere. Il reggimento Savoia galoppa sulle steppe orientali. Bettiol ricorda un episodio. Ci portavano a salutare gli alpini e gli artiglieri alpini che partivano per la Russia e dalle finestre ci mostravano i pugni. Anzi, nel giardino di una caserma avevano messo un grande quadro del Duce con l'elmetto e gli artiglieri alpini sono andati a svuotare le gavette. Quindi non c'era il desiderio di andare a morire. Alcuni di questi alpini progetteranno un omicidio politico in grado di cambiare il corso della storia. Ma in quei tragici mesi che vita fanno gli italiani? Ce lo svelano alcune preziose immagini private. Una visita alla Reggia di Caserta. Numerosi rapporti delle autorità comunicano che il conflitto sta divenendo giorno dopo giorno più impopolare, erodendo il consenso. Anche all'interno del regime cresce una fronda che provoca sospetti e delazioni. All'ufficio del Duce di Palazzo Venezia viene recapitato questo biglietto su cui è scritto: «Duce, avete un traditore. Grandi amico degli inglesi». Dino Grandi è uno dei massimi esponenti del fascismo. Formalmente sarà l'uomo che provocherà la caduta di Benito Mussolini. In Africa settentrionale, il rapporto con gli alleati mostra crescenti difficoltà. Il generale tedesco Erwin Rommel sarebbe sottoposto al comando italiano, ma agisce in modo indipendente, appoggiato da Berlino.
Il maresciallo Rodolfo Graziani si lamenta di questo atteggiamento. Anche Graziani entrerà in gioco nella caduta del fascismo, in una trama del tutto inedita. Nel giugno del 42 Mussolini atterra in Africa, sperando di entrare in trionfo ad Alessandria d'Egitto. Invece passa i giorni nelle retrovie. L'uomo che vedete alle sue spalle è il generale Bastico. Fra pochi mesi sarà il primo a progettare la destituzione del duce. La situazione bellica peggiora e cresce il malcontento fra i militari e all'interno del fascismo. Roma diventa il centro di numerose trame che hanno lo scopo di cercare una via d'uscita alla guerra. Nel settembre del 42, la situazione italiana è descritta in un documento americano redatto sulla base di una fonte segreta. Lo invia a Washington Myron Taylor, uomo di fiducia del presidente Roosevelt e ambasciatore presso la Santa Sede. In caso di caduta del fascismo, il memorandum ritiene i vecchi partiti deboli, individua in Dino Grandi il principale oppositore interno, ma segnala un nome come il più adatto a sostituire il duce. È il maresciallo Pietro Badoglio. Immagini di Palermo sotto un raid aereo. Il nemico intensifica la strategia dei bombardamenti per fiaccare il consenso al regime. A Natale, Papa Pio XII pronuncia alla radio il discorso di auguri. Non possono sfuggire le parole che mettono in relazione la pace con il cambiamento dei regimi politici interni. Chi vuole che la stella delle pace spunti e si fermi sulla vita sociale, collabori ad una profonda reintegrazione dell'ordinamento giuridico. Il re d'Italia visita la Sicilia, colpita dai bombardamenti. La popolarità di Vittorio Emanuele sembra intatta. Esponenti della Casa Reale hanno già avviato personali sondaggi presso gli anglo-americani per una possibile pace separata. Il sovrano, invece, rimane indecifrabile. Poche allusioni, a volte contraddittorie. Niente di più. In quei giorni di gennaio, un documento inglese classificato segretissimo rivela un fatto sorprendente. Da mesi sono in corso contatti fra agenti britannici e personalità italiane, fra cui Badoglio. Il maresciallo vorrebbe rovesciare Mussolini, sostituendolo con un governo militare. È esattamente quello che avverrà. Lungomare di Casablanca, in Marocco. All'albergo Anfa arriva Churchill con la delegazione inglese. Si sta per decidere il futuro dell'Italia. Il presidente americano Roosevelt con il suo staff. Le foto degli archivi americani documentano i numerosi incontri per stabilire la strategia comune da seguire una volta vinta la guerra in Africa. Il prossimo obiettivo sarà l'invasione dell'Italia. Per Churchill, il ventre molle dell'asse. La visione della campagna d'Italia in futuro dividerà Churchill e Roosevelt, ma a Casablanca i due concordano su una formula che, pronunciata dal presidente americano, suona per ora come un verdetto inappellabile. Unconditional surrender, ossia resa incondizionata. Unconditional surrender. Unconditional surrender. Sul fronte orientale, le previsioni negative di Mussolini si avverano. A Stalingrado, un soldato dell'Armata Rossa sventola la bandiera comunista su una delle piazze principali. Probabilmente non immagina di segnare una svolta nella storia della Seconda Guerra Mondiale. Per migliaia di soldati nemici, è l'ingresso in un inferno. Molti superstiti del corpo di spedizione italiano compiono buona parte della ritirata a piedi. Un giorno alcuni alpini appaiono nei pressi di Belluno. Erano circa un centinaio
di giovani che avevano fatto la guerra in Russia e in Grecia, in Albania, e che quindi erano particolarmente stanchi delle sofferenze che avevano passato. Contattano segretamente Bettiolla. Si chiesero se fosse stato possibile introdursi nel parco di Villa Gazza. Il parco della villa in quei giorni. La proprietà appartiene al senatore Gaggia. Cosa ha a che fare con la caduta del duce? Perché Bettiol deve introdursi nel parco? Fra poco il raggio della storia illuminerà questi luoghi, lasciandosi dietro la scia di un enigma. L'esercito italiano è alle corde, regna l'incertezza. Ma quando si mettono in ordine documenti, testimonianze e avvenimenti di quei giorni, sembra emergere dall'ombra la figura di qualcuno a cui nulla sfugge e che aspetta il momento buono per agire. Ci sono novità? Diverse. Ho deciso un cambio della guardia. Insomma, vanno via tutti. E tuo genero? Avevo pensato di mandarlo a Berlino, ma si vede che anche mio genero ha paura di Ribbentrop. E mi ha pregato di trovargli qualche posto più tranquillo. La Santa Sede. Più tranquillo di così? Agli esteri chi ci metti? Li prenderò io. Mi servirò di bastianini che ho già sperimentato. Così aumenterà ancora il tuo lavoro, mentre avresti bisogno di riguardi. Mi riguarderò a suo tempo. Molti ipotizzano segretamente la sostituzione di Mussolini. A Roma colloqui e sondaggi si intrecciano. Uno dei luoghi in cui si può godere di una certa libertà d'azione è la città del Vaticano. Il Papa Pio XII viene sondato più volte sul futuro dell'Italia, ma rimane sempre formalmente equidistante. A fine febbraio, a sorpresa, il maresciallo Bastico, durante un incontro con il Papa, prospetta un colpo di Stato per rovesciare il Duce e raggiungere una pace separata con gli alleati. Pio XII rimane impassibile e non fa commenti. È chiaro che i militari fremono e da settimane guardano a colui al quale hanno giurato fedeltà, il re. Quando romperà gli indugi? In seguito sosterrà che aveva già deciso la sostituzione di Mussolini. Nelle memorie del suo aiutante non vi è però traccia di questa decisione, piuttosto si trovano incertezza ed ambiguità. Al Quirinale si teme molto la reazione della Germania. Come reagirà Hitler alla defenestrazione del suo amico Benito Mussolini? È probabile che la Casa Reale risponderebbe direttamente in caso di scelte coraggiose. Per ora nessuno mostra una volontà chiara di prendere in mano la situazione. Ma il paese non può aspettare. Il prezzo che rischia di pagare è altissimo. La prima prova documentale del pensiero di Vittorio Emanuele è quella che state per vedere. È un appunto autografo. Il re scrive che non bisognerebbe dimenticare di fare le dovute cortesie agli uomini dei governi dell'Inghilterra e dell'America. E aggiunge: bisognerebbe pensare seriamente di sganciare le sorti dell'Italia da quelle della Germania. È datato 15 maggio 43, appena 2 mesi prima della seduta del Gran Consiglio che metterà Mussolini in minoranza. 30 maggio, Mussolini visita gli invalidi a Predappio. Il volto, scavato da una malattia che ha provocato molte congetture, sembra un presagio di sconfitta. Siamo a luglio del 43 e i giorni di Mussolini sono contati. L'Africa è stata perduta da pochi giorni. Cosa accadrà ora? Dal diario dell'aiutante del re sappiamo che solamente il 5 luglio il sovrano parla apertamente della sostituzione di Benito Mussolini e ne mette al corrente anche il capo di Stato Maggiore, generale Ambrosio, uomo di cui i tedeschi non si fidano. Da questo momento l'arresto di Mussolini, o addirittura la sua uccisione, diventano piani concreti. Nel paese di Grazzano, il maresciallo Badoglio sembra un pensionato. Le sue manovre per sostituire Mussolini si moltiplicano, giungendo anche in Vaticano.
Dai miei amici di Piazza San Pietro ho appreso che quel suo amico avrebbe riferito che il lieto evento sarebbe assai prossimo e lei ne sarebbe il padrino. Come mai si è sognato di dire una cosa del genere? Questo non lo so dire. Comunque non gli hanno dato alcun credito. Per quanto mi concerne, posso smentirlo nella maniera più categorica. Anche perché lassù aspettano che la cosa maturi spontaneamente. Io da parte mia rimango tranquillo e vado a fare la mia solita passeggiata mattutina. Molto bene. Io sono un soldato e basta. Il resto mi riguarda fino a un certo punto. Nel piccolo stato neutrale si cerca di capire meglio la situazione. Un documento originale dell'Archivio Vaticano riassume la visita del nunzio apostolico al re. I tentativi di far scoprire il sovrano sulle sue intenzioni falliscono. Ecco il nunzio che chiacchiera con Dino Grandi. Scopriamo oggi che Grandi ha parlato con il Papa. La costa della Sicilia fotografata dagli americani, che assieme agli inglesi sbarcano sull'isola fra il 9 e il 10 luglio 43. Ci saranno scontri durissimi, ma la popolazione dei territori occupati li accoglie così. Si dice che Mussolini voglia visitare il fronte in Sicilia. Il 14 luglio, nel diario, Puntoni annota che il re si lascia scappare che se il duce fosse catturato o addirittura morisse, la cosa faciliterebbe la soluzione di questioni molto importanti. Tre giorni dopo, due importanti personalità vengono intercettate. Nulla di nuovo? Finora nulla. E il piemontese? È stato ieri a parlare con il vecchio. Io l'ho visto subito dopo. E cosa gli ha detto? La solita. Il vecchio gli ha detto che bisogna finirla. Lui è d'accordo. Ed aspetta il momento giusto. 17 luglio, colpo di scena. Qualcuno in Vaticano chiede un passaporto diplomatico per inviare un emissario a Lisbona e contattare gli inglesi. È il sottosegretario agli esteri Giuseppe Bastianini. Bastianini racconta di aver ricevuto personalmente l'autorizzazione da Benito Mussolini. Cosa ha in mente il duce? Rare immagini di una precedente visita di Mussolini ed Hitler sul fronte orientale. I verbali stenografici del Comando Supremo Germanico rivelano che i tedeschi vorrebbero il controllo diretto delle forze italiane. Sono convinti che così la guerra andrebbe molto meglio. Hitler può pretendere una cosa del genere dal duce? Mussolini invece ha ricevuto un appunto del suo stato maggiore. Non possiamo continuare la guerra a meno di un massiccio aiuto tedesco e la chiusura immediata del fronte russo. Il duce può dire queste verità ad Hitler? L'occasione per farlo arriva. Hitler chiede un immediato incontro al vertice. Avverrà il 19 luglio a Villa Gaggia, a San Fermo di Belluno. È il giorno in cui Mussolini deve morire due volte. Bettiol ha scoperto cosa deve introdurre nel parco della villa. Io a casa trovai una cassa che sarà stata un metro e mezzo circa, verde, con due maniglioni ai lati, rettangolare, che era piena di bombe a mano. Bettiol e un suo compagno si recano a Milano da un dirigente del Partito d'Azione che lavora alla banca commerciale. È Ugo La Malfa che li mette in guardia. Eravamo in un gioco che forse era più grande di noi, tanto che La Malfa ti ha detto: guardate, guarda, che se ti pigliano hanno il modo di farti parlare, perché usano dei metodi ai quali è difficile che un essere umano possa resistere. I fotografi dell'Air Force riprendono i bombardieri anglo-americani che decollano dal Nord Africa. Obiettivo: Roma. È il 19 luglio. Il comandante dell'aviazione inglese, Sir Harris, ha proposto un piano audace in occasione del bombardamento della capitale d'Italia. Uccidere Mussolini. L'obiettivo sarà raggiunto bombardando contemporaneamente Palazzo Venezia e la residenza privata di Villa Torlonia.
Ecco Benito Mussolini nel giardino della villa con i nipoti e la figlia più piccola Anna Maria. Sono loro che rischiano di morire. Sir Harris non sa che nel giorno stabilito dal suo piano Mussolini non sarà a Roma, perché è partito la sera prima in aereo per Riccione, dove la mattina seguente proseguirà per la riunione con Hitler a Villa Gadge. L'incontro sarebbe stato deciso solo due giorni prima. Ma allora perché alcuni documenti della questura di Belluno parlano del noto convegno già a fine giugno? Evidentemente qualcuno ha organizzato un piano da tempo. L'operazione è nata in ambienti militari, ma quanto in alto arriva il complotto? L'obiettivo era ammazzarli tutti e due. All'aeroporto di Treviso, Mussolini riceve la delegazione tedesca. Ha promesso che parlerà francamente ad Hitler. Ma se ci aiuti, o l'Italia esce dalla guerra. Lo farà davvero? Il Führer non vuole arrivare in anticipo e sorvola la pista più volte. Intanto i bombardieri americani avvistano le coste della Sicilia. In treno, l'espressione del generale Keitel, capo del comando supremo della Wehrmacht, è eloquente della considerazione che ha per i suoi interlocutori e le loro richieste. Bastianini ed Ambrosio gli stanno ripetendo che senza rifornimenti tedeschi non è possibile andare avanti. Intanto a Villa Gaggia il gruppo di alpini dovrebbe essere pronto all'azione. Quando i due dittatori fossero entrati, loro avrebbero reso l'onore delle armi e in quel momento avrebbero scatenato un fuoco micidiale con le bombe a mano che avevano prelevato nel parco. Se l'attentato riuscisse, non solo le sorti dell'Italia, ma quelle di tutto il mondo in guerra cambierebbero di colpo. Hitler e Mussolini cominciano ad attraversare il giardino. Loro erano decisi a tutto, perché erano stufi e soprattutto molto provati dalle vicende della guerra. Ancora pochi passi verso la porta e... Cosa sarebbe successo? Ma io penso una carneficina. Hitler e Mussolini sono arrivati incolumi nel salone al piano terra. I bombardieri americani sorvolano Roma verso il loro obiettivo principale, la stazione di San Lorenzo. Colpiranno anche Palazzo Venezia e Villa Torlonia? Questa foto documenta lo sgancio delle bombe sulla città e le prime esplosioni. A San Fermo, Hitler parla ininterrottamente da un'ora, mettendo sotto accusa l'incapacità militare italiana. Mussolini non apre bocca. Riesce ad interrompere il Führer quando gli comunicano che è in corso il bombardamento della capitale d'Italia. Non suscita nessuna reazione. Hitler prosegue per un'altra ora senza interruzioni. Dopo l'incursione aerea, a Roma lo shock è enorme. Morti, feriti, edifici distrutti. Villa Torlonia però è rimasta intatta. Come mai? Un documento inglese svela che il ministro degli esteri Eden non ha autorizzato il tentativo di assassinare Mussolini. Troppo alto il rischio di fallire e resuscitare la sua popolarità. In calce al documento Churchill scrive: «Sono d'accordo». E a Villa Gaggia, perché non è scattato l'assalto con le bombe a mano per ucciderlo insieme ad Hitler? Qualcuno, giorni prima, ha bloccato il piano. Chi è stato? E perché? Da Roma hanno detto, non si fa niente. E noi abbiamo pensato, e sì che con tutta probabilità
il Vaticano era intervenuto nel senso che voleva che la caduta del fascismo e del nazismo accadesse attraverso una disfatta militare. Nelle cucine della villa è stato preparato un pranzo raro in tempi di guerra. Il conto del banchetto rimarrà a lungo in sospeso. I conciliaboli sparsi probabilmente constatano l'inutilità dell'incontro. Hitler non ha detto chiaramente a Mussolini che i tedeschi vogliono il comando delle operazioni in Italia. Mussolini invece gli ha dettato le nostre condizioni? Il duce chiacchiera con il suo segretario. Alle spalle il generale Ambrosio lo osserva. Mussolini ha appena spiegato a lui e a Bastianini che non può dire ad Hitler che senza aiuti l'Italia romperà l'alleanza. Ha aggiunto che significherebbe la fine del fascismo e che la reazione dei tedeschi sarebbe furibonda. Ha bisogno di più tempo. Quanto gliene rimane? Il suo spazio d'azione è sempre più stretto. Buongiorno. Benito, ero in apprensione. Com'è andata? Peggio non poteva. Poi, con gli alleati in Sicilia, i bombardamenti su Roma, la fronda che è in giro, e poi tutto il resto. Non so proprio come farò a cavarmela. Mentre stavo parlando con quel megalomane, ho avuto la notizia che stavano bombardando Roma. Sono partito immediatamente in volo e da lontano ho visto il fumo degli incendi. Hai avuto paura, amore? Molta. Sembrava un inferno. Anche perché diverse bombe sono cadute non lontano da noi. Cosa ha combinato? È stato gentile, come al solito. Ma mi ha fatto capire che le armi non voleva darmele, dato il momento, in preparazione dei nostri soldati, a questo nuovo tipo di armi. In via subordinata me le avrebbe concesse col patto che venissero adoperate dai suoi uomini, che equivaleva a stabilire sul nostro suolo un corpo di occupazione, pronto a intervenire in caso di necessità. Capirai che non potevo accettare queste umilianti condizioni. E allora? Allora non resta che aspettare gli eventi. Guardati. Oramai. Hitler riparte per la Germania. Al suo arrivo si lascia scappare alcune parole alla presenza di Ilse Werner, un'impiegata al quartier generale di Rastenburg. Il chiaro veggente contenuto della frase è questo. Esiste un movimento di badoglio diretto contro Mussolini, ma lo scopo di Hitler è la divisione dell'Italia. Così finalmente il duce chiederà aiuto e lui lo farà nominare governatore dell'Italia del Nord. Gli Appennini diventeranno la nuova frontiera tedesca. C'è di più. La stessa incredibile profezia di Hitler appare nella corrispondenza fra due generali. In questo momento, se c'è un ostacolo alla pretesa tedesca di comandare le operazioni in Italia, è la persona di Benito Mussolini. Lui cosa pensa di fare per uscire dall'angolo? Qualche giorno prima ha promesso di convocare il Gran Consiglio. A che scopo? Un rilievo fotografico americano registra i danni all'aeroporto di Ciampino. Sulla pista è stata catturata l'unica testimonianza visiva di Mussolini di fronte ai danni dell'incursione nemica. Probabilmente è anche l'ultima fotografia del duce prima della caduta. Il suo destino sembra ormai nelle mani del re. Ma è veramente così? Chissà se Vittorio Emanuele ricorda quello che Mussolini gli fece sapere per convincerlo a concedergli la delega di capo delle forze armate. Era meglio lasciare al duce questa responsabilità in modo che, testuali parole, la corona possa salvare il paese nel caso che il regime minacci di crollare. Mussolini vede il re. Secondo una fonte gli promette che farà uscire l'Italia dal conflitto verso la metà di settembre. È tutto qui? Prendono altri accordi? Vittorio Emanuele ha già comunicato ad Ambrosio che fra qualche giorno sostituirà Mussolini con Badoglio. Un rapporto fra le carte del duce segnala che Dino Grandi sta per rovesciarlo. Insieme alle intercettazioni, prova che è a conoscenza di molte trame ai suoi danni. Il conte di Mordano è arrivato a Roma lunedì 20. Lavora a un ordine del giorno da sottoporre al Gran Consiglio del Fascismo. Vi si chiede la fine del regime e il ritorno del potere al re. Grandi ha un piano,
rompere subito l'alleanza con la Germania e, se necessario, combatterla. Ecco una bozza del 21 luglio, quando viene informato di una novità che accelera vertiginosamente la situazione. Mussolini ha deciso di convocare il Gran Consiglio per il 24, fra appena 3 giorni. La convocazione ufficiale è firmata dal segretario del partito, Scorza. Mussolini non cambia idea neppure dopo che Scorza gli fa leggere il testo che sta preparando Grandi, che confessa la sua sorpresa. Claretta Petacci legge Storia di un anno, scritta dall'amante Benito, che conferma che a mezzogiorno del 21 luglio ebbe tra le mani l'ordine del giorno. In questo dattilo scritto aggiunge che Scorza non gli disse come lo avesse avuto. A Palazzo Venezia è stato proprio Grandi a mostrare l'ordine del giorno, ancora provvisorio, al segretario del partito. Continua a lavorarci, incontrandosi con altri gerarchi che parteciperanno al Gran Consiglio, alcuni disposti ad appoggiarlo. C'è di più. Grandi vede sicuramente ancora una volta il Duce. Il motivo ufficialmente è la consegna di un volume. Su questo ulteriore colloquio c'è però una testimonianza clamorosa. Mentre i due parlano, molto più del previsto, in anticamera a Palazzo Venezia c'è il comandante tedesco dello scacchiere sud, il feldmaresciallo Albert Kesselring. Lo vediamo in queste immagini a colori girate dall'esercito americano 2 anni dopo. Kesselring è stato catturato ed è detenuto in un campo della Germania in attesa del processo. In accordo con la divisione storica dell'esercito USA, comincia a stendere i suoi ricordi. Kesselring conferma che quel giorno del luglio 43, dalla stanza del Duce esce un uomo che lui chiama il Conte Volpi. Sicuramente sbaglia nome. Quell'uomo, in realtà, è Dino Grandi. Quando darà alle stampe le memorie, si correggerà definitivamente. Uscito Grandi, Kesselring racconta che gli viene incontro Mussolini che gli rivolge una frase inequivocabile. «Conosce il Conte Grandi? Mi ha appena fatto visita e abbiamo parlato francamente. Ci stiamo muovendo sulla stessa linea. Egli mi è completamente fedele». Perché il Duce esprime un giudizio così positivo sull'uomo che ha appena scritto un documento per porre fine al suo potere? Eppure, in questo documento autografo, giudica l'ordine del giorno Grandi inammissibile e nella versione stampata aggiungerà l'aggettivo vile. Non è l'unica contraddizione. Più sotto scrive che durante il colloquio, come niente fosse, non parlarono dell'imminente Gran Consiglio. Invece, nel dattilo scritto, racconta che Grandi gli chiese di rinviare la riunione. Dunque, parlarono del Gran Consiglio. Perché Mussolini si contraddice sul contenuto dell'incontro con Grandi? Vuole coprire qualcosa? Se ritiene il suo documento inammissibile, perché non fa arrestare il conte di Mordano? Mussolini probabilmente non voleva perdere del tutto il rapporto con l'Inghilterra costruito proprio da Dino Grandi. Mancano meno di 48 ore alla riunione fatale. Le telefonate si susseguono. Ti disturbo? Sto preparandomi. Ma non mi avevi detto che Grandi aveva chiesto di rimandare? Sì, ma dato gli avvenimenti, prima si fa meglio, eh. Ti volevo dire che domenica avevo un gran desiderio di andare a Castel Porziano. Immagina quanto lo desideri anch'io, quanta necessità ne senta. Ah, e allora? Credo che sia molto difficile, se non impossibile. Ma ci dai tanta importanza? Non si tratta di darci o meno importanza. Questa volta temo che si presenti molto meno facile di quanto tu possa immaginare. Mi spaventi? C'è poco da spaventarsi. So che mi chiederanno conto di tutto, tutto il mio operato. E tu? Io ho pronta la documentazione di quello che erano e di che cosa sono per ognuno di loro. Ma credo che ciò non basterà. Immagini private degli italiani in quell'estate del 43. Due gerarchi favorevoli a Mussolini vengono intercettati. Hai sentito cosa si sta preparando? C'è in giro una gran puzza di tradimento. Del quale il promotore è Grandi, spalleggiato da Galeazzo e dai loro degni compari.
Comunque hanno sempre bisogno di una maggioranza, cosa che vedo molto difficile. Dici? Certo che se io fossi il duce, invece di indire la riunione, li avrei fatti arrestare tutti e buonanotte. Si vede che il duce è Manuntris, per cui, come sempre, riuscirà a imporre il suo punto di vista. Credi? All'inizio del Gran Consiglio mancano un'ora e cinque minuti. Galeazzo Ciano chiama il gerarca Emilio De Bono. Abbiamo esaminato l'ordine del giorno che Grandi presenterà stasera. Ne sei a conoscenza? Ne sono a conoscenza e lo approvo pienamente. Me lo sicuro. Ormai come stanno le cose sarebbero insensati continuare su quella strada. Insomma, sembra che l'ora è giunta. In una capitale semideserta, i componenti del Gran Consiglio cominciano ad arrivare a Palazzo Venezia, da 20 anni ufficio del Duce. Ad oggi non è stata trovata nessuna immagine della seduta di quel giorno. Circolano solo foto precedenti. Il Gran Consiglio non si riunisce dal 39 ed ha solo potere consultivo. I suoi pareri non sono vincolanti. Mussolini scrive: nel pomeriggio di sabato 24 luglio, Roma impallidì. Anche le città hanno un volto. Roma sentì che qualche cosa di grave era nell'aria. Alle 17 comincia la riunione. Sul suo andamento esistono solo testimonianze personali. Grandi ha richiesto la presenza di uno stenografo per verbalizzare. Mussolini ha respinto la richiesta. Non dovrebbe esistere nessuna verbalizzazione ufficiale. Eppure, dopo essere rimasto sepolto in un cassetto per 70 anni, emerge un verbale. È quello che state vedendo per la prima volta in assoluto. Si tratterebbe dell'unica straordinaria testimonianza imparziale di ciò che avvenne quella notte. Viene descritto un clima incandescente, con violenti scontri verbali, addirittura un gerarca che estrae la pistola. Tuttavia, analizzandolo con attenzione, emerge un dettaglio sbagliato. L'anno fascista comincia il 22 ottobre di ogni anno, dunque siamo ancora nel 21esimo, non nel 22esimo. Questo verbale allora è falso? Chi lo ha scritto? Quando? Con che scopo? Di sicuro Mussolini parla per primo e ripercorre l'andamento della guerra. La notte cala su Roma. L'altro protagonista assoluto del Gran Consiglio esce allo scoperto. Dino Grandi sostiene appassionatamente le ragioni del suo ordine del giorno. L'Italia deve restituire al re e agli altri organi statali le loro prerogative statutarie e conferire di nuovo al sovrano il comando delle forze armate. Alle 23:30, racconta Grandi, Mussolini tenta un colpo di mano e propone il rinvio al giorno dopo. Grandi si oppone. Ci sarà solo una breve sospensione. Gli interventi si susseguono finché a notte fonda il duce compie una scelta apparentemente suicida. Invece di sottoporre alla votazione altri due ordini del giorno a lui più favorevoli, sorprende tutti annunciando che si inizierà dall'ordine del giorno Grandi. Perché? Il conte di Mordano cosa pensa in questo momento? Quanti voti raccoglierà? Ecco le firme apposte sul suo documento dai sostenitori. Comincia la conta. È probabile che non tutti i votanti comprendano appieno il significato politico del voto, ma alla fine il risultato è quello che vedete. 19 sì, 8 no, un astenuto. L'ordine del giorno Grandi è approvato. Grandi però sa che la conseguenza di questo avvenimento è tutt'altro che scontata. Mussolini racconta che si ritirò nella sua stanza seguito dai fedelissimi. Qualcuno gli propone di arrestare gli oppositori, ma il duce invita alla prudenza. Ripete che molto dipenderà dal re. Strano, perché subito dopo chiama Claretta e sembra non avere dubbi. Il suo destino si è compiuto. Quando è finito? Da poco. Com'è andata? Come vuoi che andasse. Mi spaventi. C'è poco da spaventarsi. Siamo all'epilogo, alla più grande svolta della storia. Ma che hai, Benito mio? Non ti capisco. La stella si è oscurata. Non tormentarti. Spiegami,
È finito. È finito tutto. Tu cerca di metterti al riparo. E tu? Non pensare a me, fai presto. Ma se non si sa nulla? Saprai tra qualche ora. A cosa allude Mussolini? Immagina o sa con certezza cosa lo aspetta? Anche suo genero Ciano sembra sapere qualcosa, ma non può sapere che fra pochi mesi pagherà il suo voto in Gran Consiglio con la vita. Ero sulle spine. Com'è andata? Come si prevedeva, l'ordine del giorno Grandi è stato approvato con 19 voti favorevoli e 9 contrari. Mussolini che diceva? Ha tentato di controbattere, ma si vedeva che soffriva. In certi momenti non riusciva più ad ingranare, mi faceva proprio pena. Lui domani deve andare dal re con la speranza che gli confermi la fiducia, sia pure parziale. Cosa alla quale credo ben poco. Anzi, vedi peggio. Vorrei sbagliarmi. Perché non vai via? Non temi di essere in pericolo? Manca poco all'alba quando Mussolini rientra a Villa Torlonia. Lo aspetta la moglie Rachele. Questa è la sua testimonianza. Quella mattina lì tornò verso le 3, le 4. Non so i minuti precisi, ma era tardi, l'albeggiava. Io l'ho aspettato e le avevamo preparato una tazza di brodo. Quando aprì lo sportello della macchina e gli disse: bene, com'è andato? E lui disse: abbiamo fatto il Gran Consiglio. Mi dico: li hai fatti arrestare almeno tutti? E lui dice: beh, lo faremo. Ma sapevo che mio marito non l'avrebbe fatto. E mi dice che dovevo andare a Villa Savoia, in Borghese. E io gli dice, dico: guarda, ti vogliono in Borghese perché forse fanno prima per fare quello che io penso. E lui mi dice che era molto importante andarci perché chi aveva firmato la guerra non era solamente lui. La responsabilità era sua, ma era anche di Sua Maestà il Re. Io gli ho detto: ma ci vai, ma tu non ritorni indietro. E abbiamo parlato un po' e poi dopo vedo che lui era stanco, era già tardi e ho preferito dire che andasse a letto. Ha bevuto la tazza di camomilla e poi siamo andati a riposare. E alla mattina si è alzato presto e alle 8 era già a Palazzo Venezia. Il sole sorge sul 25 luglio. Pochi giorni prima è stato spedito in Germania al capo delle SS Himmler un rapporto inequivocabile. Mussolini sta per essere sostituito da Badoglio. Ma se i tedeschi sanno tutto, perché lasciano fare? Hitler vuole approfittare della caduta del Duce per sbarazzarsi dei generali italiani e di Casa Savoia e prendere il comando delle operazioni militari nella penisola? Mussolini racconta che, arrivato a Palazzo Venezia, chiede udienza immediata al re, anticipando il consueto incontro del lunedì. Solo oggi, durante le ricerche, incrociando testimonianze e documenti, emerge un'incredibile circostanza che rende ancora più fitta la trama di quelle ore. Riguarda il maresciallo Rodolfo Graziani, che affiancherà Mussolini nei tragici giorni di Salò. Duce, come vi ho già riferito, con Graziani abbiamo studiato e congegnato il piano d'emergenza per fronteggiare la situazione, particolarmente per ciò che riguarda il futuro. Molto bene. Sono contento per ciò che mi avete comunicato e soprattutto per la decisione del maresciallo Graziani, che francamente non mi aspettavo. È stata proprio una sua iniziativa. Mi fa molto piacere ciò che mi dite. Se c'è qualche novità... Dopo l'udienza reale vi aspetto a Palazzo Venezia. Comandate, Duce. Attorno al nome di Graziani circolano voci di incontri e accordi con il re e Badoglio. Proprio il giorno prima, questa lettera ha informato il duce sulle indiscrezioni, ma anche sulla decisa smentita da parte di Graziani, che invece mette in guardia contro Badoglio, che definisce disposto a tutto. Su questo tema, Bettiol rivela qualcosa di cui finora non aveva mai parlato. Ma guardi, non mi ricordo esattamente il giorno. Comunque era poco prima del 25 luglio. Bettiol e il suo amico Nanni Tattoni del Partito d'Azione hanno ricevuto nuove istruzioni. Ci dissero di recarsi nella villa d'asti del maresciallo Badoglio. Andammo, però il portavoce del maresciallo Badoglio ci incontrò e ci disse che non era possibile l'incontro,
in quanto la sera prima, particolare questo che non è mai venuto fuori, c'era stato un incontro tra il maresciallo Badoglio e il maresciallo Graziani. Di cosa parlano i due, che fra poche settimane si troveranno sulle sponde opposte della Repubblica di Salò e del Regno d'Italia del Sud? Con tutta probabilità si stavano delineando le posizioni che sarebbero state assunte nel momento in cui il re avrebbe fatto arrestare Mussolini. Secondo una testimonianza, Badoglio alle 4 va a Villa Savoia, residenza reale, poco prima dell'arrivo di Mussolini. È possibile ricostruire altri frammenti grazie alle intercettazioni di un agente infiltrato nel centralino del Quirinale. L'agente identificato da un ricercatore è Giuseppe Mangione e per la prima volta ha un volto. Mangione riporta un fatto inspiegabile avvenuto sotto la torre delle milizie. La macchina di Mussolini gira ripetutamente attorno a una aiuola. Perché? Ha un ripensamento? Vuole tornare indietro? L'auto continua a girare, poi si rimette in marcia e arriva alla residenza privata del re, dove alcune decine di carabinieri e un'autoambulanza sono nascosti sul retro. Vittorio Emanuele riceve il capo del governo. Nessuno è con loro nella stanza. Dei due, solo Mussolini lascerà una testimonianza di questo incontro, registrata con la sua voce in una rara incisione, custodita in un archivio tedesco. Vengo al pomeriggio del 25 luglio, nel quale accadde, nella mia già abbastanza avventurosa vita, la più incredibile delle avventure. Il colloquio col re a Villa Savoia durò 20 minuti e forse meno. Trovai un uomo col quale ogni ragionamento era impossibile, poiché egli aveva già preso le sue decisioni e lo scoppio della crisi era imminente. Mussolini non sa che qualcuno sta origliando alla porta. E lo sta facendo per ordine del re. È l'aiutante di campo Paolo Puntoni. Il generale racconta che in certi momenti i due nella stanza parlano ad alta voce. Poi improvvisamente bisbigliano, come se, aperte virgolette, temessero di essere ascoltati. Strano, perché il re sa di essere ascoltato. Anche Mussolini ne è al corrente? Cosa si dicono nelle parti del colloquio inudibili? Può essere che parlino di qualcosa che deve rimanere segreto? Confermano precedenti intese? Prendono nuovi accordi? In ogni caso, il sovrano comunica a Mussolini la sua sostituzione con Badoglio. Quando escono dalla stanza, Puntoni si allontana. Dopo poco, dal centralino del Quirinale, parte questa chiamata. La persona è stata prelevata. Precisi, precisi. La persona è stata arrestata, eccellenza. Bene, benone. Ma è un fatto unico nella storia di un uomo, il quale, come colui che vi parla, aveva per 21 anni servito il re con assoluta, dico assoluta lealtà, sia fatto arrestare sulla soglia della casa privata del re, costretto a salire su un'autoambulanza della Croce Rossa col pretesto di sottrarlo ad un complotto e condotto ad una velocità pazza, prima in una, poi in un'altra caserma dei carabinieri. L'ex duce viene custodito in una stanza di questa caserma a Via Legnano. Nelle ore seguenti non vi sarà nessuna reazione al suo arresto da parte della milizia fascista né alcuna iniziativa del partito. Eventi ancora alla ricerca di una spiegazione convincente. Il decreto reale steso a mano libera già da molte ore riporta un inciso. Il re revoca Benito Mussolini dalle sue funzioni a sua domanda. Un pavido scarico di responsabilità pensando ai tedeschi? Una formula di rito? L'indizio di un possibile accordo con il duce? Ancora più inquietante il biglietto che Badoglio fa consegnare a Mussolini nella caserma dei carabinieri.
c'è scritto che la custodia ha il solo scopo di proteggere la sua persona, ma lui può farsi accompagnare dove vuole. Ebbi subito l'impressione che la protezione era in realtà un fermo. Allora perché Mussolini detta al colonnello Quirico questa incredibile risposta? Desidero assicurare al maresciallo Badoglio che da parte mia non solo non gli verranno create difficoltà di sorte, ma sarà data ogni possibile collaborazione. Dunque è d'accordo con tutta l'operazione? Sembra che tutti vogliano lasciarsi aperte vie di fuga. Documento dopo documento si accumulano indizi che dimostrano che la comunicazione fra i protagonisti si muove su un canale di complice ambiguità. Altro esempio clamoroso è questa lettera di Dino Alfieri a Mussolini. L'ambasciatore a Berlino spiega che ha votato a favore dell'ordine del giorno Grandi solo perché la cosa si doveva considerare la prosecuzione di una discussione avvenuta giorni prima, addirittura alla presenza del Duce. Dunque non pensava ci fossero problemi. Infatti lo stesso Duce, durante la pausa della seduta, gli parlò, ma non gli disse nulla contro l'ordine del giorno. Solo un tentativo di Alfieri di evitare le conseguenze del suo gesto? I documenti dimostrano che Mussolini è sempre stato al corrente della piega che prendevano gli eventi, delle opzioni in gioco e dei partecipanti alla partita. Allo stato attuale non possiamo conoscere con certezza i suoi pensieri e le strategie che certamente elaborò di continuo. Molte testimonianze indicano che fino all'ultimo partecipò con spregiudicatezza alla partita, anche quando le speranze di vincerla erano ormai svanite. È dunque lui, quella figura nell'ombra che manovra fino all'ultimo, colui che, come un vero congiurato, pensa di pilotare fatti, persone ed alleanze per uscire ancora una volta vincitore contro tutto e tutti? Alle ore 22:30 del 25 luglio 43, la radio informa l'Italia che il regime fascista è finito. Attenzione! Sua Maestà il Re e Imperatore ha accettato le dimissioni dalla carica di Capo del Governo, Primo Ministro e Segretario di Stato presentate da Sua Eccellenza il Cavaliere Benito Mussolini. In quello stesso momento, secondo i verbali del suo quartier generale, Hitler sembra intravedere l'occasione buona e dice: noi da parte nostra continueremo a giocare il loro stesso gioco. Prepareremo tutto per impadronirci fulmineamente di questa gentaglia, per far piazza pulita di tutta quella marmaglia.